Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale e bentornati in questo format che voi amate tantissimo, e cioè il McDonald's provato da noi nel mondo. Oggi siamo in Norvegia e vi porteremo ad assaggiare il McDonald's norvegese e vi diremo che cosa ne pensiamo. Non mi dilungo ulteriormente e vi lascio al video. Come prima cosa togliamo il norreno, che non ci capisco una mazza, o norvegese, come si dice? No, ho detto norreno per Ragnarok. Vabbè, ok. Il norvegese, il norreno è tipo la mitologia. Questo qui è tipo il nuovo, già mi gasa tantissimo. Che cosa è nuovo? C'è uno che sembra che sia proprio tipico. L'ho appena visto, sembra tipico. Non l'ho mai visto. Però sapete cosa faccio? Io quasi quasi lo prendo medium. Dai, facciamo medium, così prendiamo un po' di roba. Coca zero perché sono a dieta, ricordiamocelo, la dieta è importante, ragazzi. Ridicolo, veramente. Oddio, sweet potato, ci sono quelle dolci. Sono le patate dolci, quelle che avevamo provato in America, che facevano i dolci per Allora, facciamo una roba. Io Dai. La prendo dolce, tu la prendi salata. Della novità, e poi ci scambiamo. Aggiungo il bacon, aggiungo chili mayo. Qua ho aggiunto 11 corone, non so quanto siano, spero poche. 11 corone saranno 10 centesimi. Ah, ovviamente fammi prendere le salsine. Garlic, oddio. No, ti prego. No, non lo prendo perché poi puzzo. Puzzi. Però, raga, tanta roba, eh. Vabbè, io per ora sono soddisfatto così. Vai, dai. Io penso che prenderò. Cioè, ci siamo invertiti. Ah, tu hai preso questo? Sì. Allora io prendo questo. Ma il Big Tasty c'è già anche in Italia? Ah, sì? Dai, prendo questo. Prendo questo, oddio. Medium. E prendo la Fanta. Guarda, Exotic. Avevo letto Erotic. Non avevo dubbi che avessi letto Erotic tu. Ok, add to order. Ah, Mac caffè, vediamo un po'. Latte caramel, cortado double. Questi ce li abbiamo anche noi in Italia. Ice latte vaniglia, ce li abbiamo anche noi. Ce l'abbiamo anche noi. Se vuoi lo proviamo. Sì, lo proviamo, dai, proviamolo. Assolutamente sì. Ma è freddo, eh. Non importa. Non importa, poi c'è la cioccolata calda, no, vero? Sì, hot chocolate, without cream. E sono whipped cream. Hot chocolate, raga. Quale? Metti la small, c'è un botto di roba. Allora, questi dolci qua io eviterei perché li abbiamo anche in Italia. Per me sono veleno questi dolci. Andiamo sui dessert, vediamo un po'. Ah, questo ce l'abbiamo anche a Tenerife, ti ricordi? Sì, sì, sì. Non esagero come le altre volte, tanto per vedere se un McDonald's è buono basta, basta poco. Poco, cioè lo capisci subito. Dai, a Londra no. Va a cagare. Go to checkout. È arrivato il cibo. Avete speso 46 euro e c'è anche il menù di Thomas. La prima cosa che andrò ad assaggiare sono queste patate dolci. Non vedeva l'ora di assaggiarle già da prima, da quando le ha viste. Allora, il test dell'odore non lo so. Sa di carota. Queste qui normali meritano di più. Vai, allora, assaggio anche io. Assaggio okay. Prima io, anzi insieme, vai, dai, pronti, vai. Via. Sono spaziali, sembrano carote. Non fanno senso, non mi piacciono. Cosa stai dicendo? A me non piacciono. Sono buonissime, Mirko, sembrano carote, ragazzi, sono buonissime. Fanno senso. Allora, qua ci sono due coche. Qual è la Coca Zero? Questa. Come lo fai a sapere? Utensuker. Raga, le patatine com'è possibile che siano uguali in tutto il mondo? Beh, le patate sono uguali. Tu dici evita. C'è patata e patata. Evita. Io di patatine ne ho preso tante. Siamo arrivati all'assaggio dei panini. Ma Gigi, ah, oh, dobbiamo assaggiare questa roba qua rosa, brutta, guarda. Questa è l'Exotic. Questa è la Fanta Erotic. Exotic. Exotic. Vai. 3, 2, 1, via. È la vita. Ok, ho già capito, è dolcissima. È buonissima, è buonissima. L'odore è spettacolare. Adesso lei dice che è troppo dolce, sentiamola, guarda. No, è vero che è troppo dolce. Dai, vai a cagare. Per me, per ora, le patate dolci sono bocciate, assolutamente. Questa bibita è spettacolare, è quella avevi bibita, ragione. Quella bibita strapromossa, buonissima. Ora, passiamo all'assaggio dei panini e poi mangeremo. Questo è il mio. Vediamo il mio, se è come... Facciamolo vedere. Perché nella confezione meritava. Ma che bello è. Raga, io ho delle difficoltà motorie, non riesco ad aprirlo. Ok, bello è bello, buono è, non lo so. Ah, il mio sembra spaziale. Allora, tu assaggi il tuo, io assaggio io il mio, facciamo un cin cin. Vai, prendi uno, via. Il mio è meraviglioso. Ma il mio sembra un hamburger normale, cioè. Il mio è meraviglioso. Non c'è niente di speciale. Il mio, raga, è tipo un hamburger normalissimo, non c'è il mio niente, buonissimo. Niente di speciale, vediamo il tuo. Che buono il suo. Che buono il mio. Ho mangiato il mio. Allora, raga, quello di Alice. Ti cedo il mio. Ti cedo il mio, dai. Ah, vabbè, un altro posto. Lui vuole il mio, però allo stesso tempo vuole anche il suo. Un porco. Quello di Alice è qua. Il mio è per terra. Comunque, ragazzi, siamo in uno stato pietoso. Deluso, io sono deluso. Perché sono tipo 16 ore che siamo in viaggio per arrivare qui in Norvegia. Vabbè. Perché non ho preso il tuo? Perché non ho preso il tuo? Vieni, te lo cedo volentieri, dai.
Ne approfitta perché sa che sono debole. Quello di Alice è spaziale. C'è questa cipollina cruda, spaziale. Sarebbe stato bello mangiarselo. No, dai. No, mi fai bene. Ci vediamo dopo con l'assaggio della cioccolata e di quella roba lì col caffè. Siamo arrivati alla parte dolce. Dolce. Più dolce. Io sono curiosa di vedere questo. Allora, questo qua è al vaniglia. È pulita quella cannuccia. È appena aperta. Brava. Guardate cosa ho notato qua sotto. Non l'ha notato, ma si vuole prendere i meriti. Ormai lì ci ha girato, ma qua sotto no, c'era. Ce n'è ancora, vedete? Uno che c'è strato una... di. Lo vedete sembra... questo strato trasparente? Sembra questo è vaniglia. Olio di palma. Scusa. Via. Vado, mischio il tutto. Secondo me mischiando diventa buono. Io gli ho detto a Mirko, non prendiamo questa roba perché c'è il ghiaccio, Mirko. Ci sono 2 gradi fuori. Mirko ha deciso di prenderla lo stesso, ovviamente. Vai, assaggia prima tu. Oddio, perfettamente raga. Ferma. No, raga, ma è incredibile. Ma è incredibile. Allora, andando. Assaggiamo. Ti prego, non mi deludere. Questo fa così. Ma amarissimo. Sono sicuro che ad Alice piacerà perché a lei le cose tipo amare piacciono. È spettacolare, non è vero che amaro? No Mirko, tu non sai che cos'è l'amaro. Allora assaggiamo la cioccolata calda, hot chocolate. Tra l'altro è la prima volta nella mia vita. È la prima volta nella mia vita che bevo la cioccolata calda al McDonald's. Tu l'hai messaggiata? Sapevo poco che esistesse. No, in effetti mi hai fatto pensare a una cosa a cui non avevo ancora pensato. La cioccolata al McDonald's, secondo me è già dolce, prova a assaggiarla così. È buona, è già, è già zuccherata. E te l'avevo detto che era già zuccherata. Buonissima, come quella si fa a casa. Vero. Allora ragazzi, ci siamo interrotti un secondino perché c'era l'inserviente del McDonald's che ci fissava e aspettava che staccassimo la ripresa per chiedere quanto costasse la telecamera. Ci imbarazzavamo un attimino. Mirko nel frattempo si sta finendo la sua cioccolata. Ma facciamo le considerazioni, vai. Considerazioni. Allora, nel complesso io l'ho trovato assolutamente nella norma. Anzi, se devo essere onesto, un tantino al di sotto di quello italiano. Guarda che il McDonald's italiano è buono, è uno dei migliori, perché uno dice l'Italia non la associa al McDonald's, l'associa a un altro tipo di cibo e di cultura culinaria. Però raga, il McDonald's in Italia, se andate a vedere tutti gli altri video di questa serie, tra l'altro in Italia non l'abbiamo fatto, abbiamo solo fatto però, in Italia le novità del McDonald's. Esatto. Però comunque in effetti raga, andiamo in giro per il mondo e poi non facciamo il McDonald's italiano. Sì, perché quello che noi facciamo è andare in giro per il mondo a comparare gli altri McDonald's a quello italiano, e questo qui io lo colloco 2 o 3 gradini più in basso. Però in assoluto il McDonald's migliore che io abbia mai provato. Ahimè raga, mi duole dirlo. Ci dà fastidio dirlo. I nostri cugini. Abbiamo vinto tutti. Cioè in Francia è raga, è veramente raga, è troppo buono. Sì. Per gli amanti del formaggio mettono una varietà di formaggio, sì, devastante. C'è anche il gorgonzola nei panini. Ma cioè, poi è un formaggio italiano, ricordiamolo. E vabbè, intanto in Italia non lo metto, in Francia sì. È vero. No, comunque in Francia il McDonald's è devastante. Confermo. Questo qui, allora, le patate dolci per me bocciate, per Alice promosse. No, buone, dopo un po' ti stufi di mangiarle, però sono buone nel complesso, non ci azzeccano niente perché sembrano un dolce, però sono buone. Quindi per te promosse, sì. Per me bocciate, io do un 3 perché non si possono mangiare, orribili. Poi quella... il mio panino promossissimo. Il suo panino un bel 8 gli do. 8, 7,5, 8. Buono. Anzi 8 perché quella cipollina cruda. Il mio invece è un 6, la sufficienza. Ma per me non la raggiungere, ma troppo secco. Io do 5. I miei standard sono alti perché io comunque ho mangiato i McDonald's di tutto il mondo, 3 continenti. Tutto il mondo. Tre continenti. E anche grazie alle mie 2 lauree in ingegneria. Mondo. 3 continenti, almeno 15 paesi. Vanitoso che sei. Il mio panino 5, il panino di Alice 8 per me. Okay. Le patatine per me 3. I voti li lascio da te, io ti dico solo promosso bocciato. Ah, quella roba lì rosa che hai preso tu. No, quella era buona. Ancora qua, però era buona. Io evito di berla perché sono a dieta, però per me da un bel set. È a dieta? Sei ridicolo. Io evito di berla perché sono a dieta, se ho bevuto 1000 cose avrà assunto 2000 calorie. Ho assaggiato. Comunque 7. Cioccolata calda. Buona. 6. Buona. Ho bevuto cioccolate migliori. Grazie al cavolo. È ovvio che se la paragoni a quella della nonna, quella della mamma, questa fa schifo. Questa è buonissima. Apri bene le orecchie perché sto per dire una cosa molto onesta. Vai. Il mio gusto personale do 2 perché è amara. Caffè. Però il caffè non piace. Però cerco di essere oggettivo e di giudicare il gusto e do un 7 perché comunque si vede che è fatta bene, cioè è buona come cosa. Buona, è buona. Io perché non tollero il caffè quando non c'è 8 kg di zucchero, cioè quando lo zucchero non arriva qua, sì, e il caffè qua troppo, anche da Starbucks io non posso andare, troppo amaro. Però da Starbucks è amaro. Comunque nel complesso che voto diamo da 1 a 10 complesso, al McDonald's norvegese, raga, che assurdo dire. Io do un assolutamente 5,5, 6, assolutamente no, mediocre. Io do 6,5, per me è la sufficienza. No, il McDonald's norvegese per
me la sufficienza, ma proprio al pelo, tipo come quando presenti a scuola che non studiate, che poi ripassi l'argomento, poi prima, ripassi 5 minuti e prendi quel 6 politico. Ecco, per me il McDonald's della Norvegia è un 6 politico. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto è che non ci sono dolci nel menù, ci sono gli stessi che abbiamo noi. Sì, esatto, esatto. Questo non mi è piaciuto. Non ci sono cose diverse, tipiche, aggiuntive. Sì, anzi, ce ne sono addirittura meno, perché noi abbiamo le torte qua, non ci sono. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questo video. Scriveteci nei commenti quale McDonald's di quale paese vorreste Giappone. Che visita. Stai zitto, che prima arriva l'altro paese. Ah, madonna. Sì, raga, mi sa che tra poco uscirà McDonald's thailandese. Chissà cosa fare, le zuppe. Ti danno i noodle in mezzo al pane. Le zuppe di panini. Il pad thai nel pane ti danno. Vabbè. Fateci sapere appunto quale McDonald's. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. No, tanti, non uno. Tantissimi like. Like, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.